In due precedenti operazioni, in via Randaccio e di recente in via Regni, gli operatori della squadra mobile della Polizia di Stato avevano individuato due laboratori attrezzati per la preparazione d'osti di crack. Lo scorso 9 gennaio, in via Camillo Riccio, è stato trovato un terzo laboratorio, questa volta attrezzato, con strumentazione idonea all'estrazione delle infiorescenze di marijuana, di sostanza liquida ricca di tetranocannabinolo, principio attivo meglio noto come THC. La sostanza così ricavata veniva utilizzata nelle sigarette elettroniche in sostituzione della nicotina liquida con una dissimulazione ad arte del classico spinello. Arrestato un 33enne. A seguito della perquisizione domiciliare, oltre al ritrovamento del kit per la preparazione della marijuana liquida, corredato da un tubo in metallo con relativi filtri per l'estrazione di oli e resine, da un flacone di glicol propilenico, un flacone di glicerina vegetale, 5 filtri bocchini nuovi per sigarette elettroniche, sono state sequestrate anche circa 400 grammi di marijuana, 25 dattili di hashish per 250 grammi, un bilancino elettronico di precisione e oltre 1.000 euro in contanti.